Italia dei Valori ha presentato questa mozione di contrasto all'evasione fiscale perché dobbiamo renderci conto che la dimensione, la portata, l'estensione del fenomeno dell'evasione fiscale in Italia è qualcosa che si può davvero definire una pandemia nazionale. Basti pensare alle poche cifre che pure, per quanto approssimative, circolano in proposito. L'Agenzia delle Entrate stima l'evasione fiscale in Italia in 120 miliardi di euro l'anno. 120 miliardi non di imponibile evaso, di imposte evase. Questo dà la dimensione della enormità del fenomeno. Secondo stime sempre dell'Unione Europea, invece, il livello dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto dell'IVA, che è un po' il termometro dell'evasione nel suo complesso, si stima che quasi un quarto dell'IVA in Italia venga evaso. Per dare un'idea del raffronto con gli altri principali paesi europei, a fronte del quarto di IVA evaso in Italia, siamo al 10% evaso in Germania, al 7% evaso in Francia, al 3% inarrivabile evaso in Olanda. Allora è evidente che in un momento di straordinaria crisi economica, quale quella che stiamo vivendo, con sacrifici crescenti e pesantissimi che si stanno chiedendo a tutti i cittadini italiani, ai lavoratori, alle famiglie, ai pensionati, non intervenire da parte del governo, non intervenire da parte di questo Parlamento con ancora maggiore decisione e determinazione nello stroncare la piaga dell'evasione fiscale sarebbe oggi incomprensibile e intollerabile. Si usa spesso dire che se abbiamo accumulato un così imponente debito pubblico è perché gli italiani hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Io non so quanta verità c'è in questa frase. Di sicuro chi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità è chi ha evaso le tasse in questi anni. Chi con la propria evasione ha creato i presupposti di quella macelleria sociale che purtroppo la crisi in qualche modo oggi ci sta costringendo a infliggere ai cittadini italiani. Ecco che allora noi con questa mozione proponiamo quella che riteniamo essere una vera e propria rivoluzione copernicana. Fino a qui, fino ad oggi, l'evasione fiscale si è fatta rincorrendo i redditi non dichiarati. È un po' come cercare un ago in un pagliaio, dimostrare che ogni singolo imprenditore, artigiano, commerciante, professionista ha non dichiarato una singola prestazione, ha non emesso uno scontrino, ha non certificato un rapporto con un cliente. Ecco, allora quello che noi proponiamo, perché oggi esistono gli strumenti informatici, gli strumenti tecnici e le norme giuridiche per farlo, è di invertire completamente l'approccio, non cercare più i redditi non dichiarati, ma cercare di ricostruire il regime di spesa, gli importi di spesa delle singole famiglie. E quello che noi proponiamo è ogni anno, tutti gli anni, per tutti i codici fiscali italiani, di incrociare due dati semplicissimi, il dato dei redditi dichiarati e il dato delle spese sostenute nel corso di quell'anno. E ogni volta in cui non c'è congruità tra i redditi dichiarati e le spese effettuate, e oggi il dato delle spese è un dato che il governo può acquisire direttamente chiedendolo dal sistema interbancario alla cui banca dati ha accesso, sarà possibile verificare tutte le circostanze in cui non c'è congruità tra i redditi dichiarati e le spese sostenute. Crediamo che in questo modo... Scusi, onorevole Donadi, vorrei pregare i colleghi di ridurre il brusio perché è oggettivamente difficile riuscire a seguire l'intervento dell'onorevole Donadi, che dice cose che invece meriterebbero di essere ascoltate. Grazie. Prego, onorevole Donadi. In questo modo sarà semplicissimo, una volta ricostruita la spesa, da lì chiedere al contribuente di giustificare le ragioni della differenza, e tutte le volte e solo le volte in cui non sarà in grado di giustificare la differenza di spesa, presumere che quello sia reddito e su quello far partire l'accertamento. Siccome crediamo però che un sistema di questo genere, che sostanzialmente stroncherà l'evasione fiscale in Italia, debba essere accompagnato da un patto chiaro tra il fisco e i cittadini,
Noi chiediamo anche che questa riforma si basi su un secondo pilastro, oltre a questo, cioè un patto vero e proprio di sangue tra governo, Stato italiano e contribuenti, in base al quale ogni singolo euro recuperato dall'evasione fiscale debba andare in un fondo destinato, in base a una norma non derogabile, quindi di anno in anno da parte dei governi, interamente alla riduzione del carico fiscale. Lo voglio dire sbrigativamente, noi crediamo che da questa impostazione potranno venire enormi vantaggi per il nostro Stato, una lotta all'evasione fiscale davvero incalzante e davvero incisiva, la possibilità di semplificare straordinariamente tutte le normative in materia di dichiarazione dei redditi, in materia di burocrazia amministrativa imposta alle aziende dalle norme fiscali, perché non dovendo più partire dalla ricerca dei redditi sarà anche possibile chiedere meno adempimenti ai singoli come alle imprese. E crediamo anche che questo sarà uno straordinario elemento di contrasto alla criminalità organizzata. Perché, vedete, non c'è nessuno come la criminalità organizzata che produce grandi quantità di denaro liquido, che poi spende, che poi investe e che non è in grado di giustificarne la provenienza. In paesi dove questo sistema già si usa da decenni, la lotta all'evasione fiscale è diventata anche uno straordinario strumento di lotta alla criminalità organizzata. Basti pensare che ancora un secolo fa, negli Stati Uniti, Al Capone è stato arrestato non per i tanti omicidi compiuti, ma per aver evaso il fisco. Ecco, noi crediamo che in questo ci stia non solo un modo per portare molti soldi alle casse dello Stato, non solo un modo per creare sviluppo riducendo la pressione fiscale, ma anche un modo per introdurre un elemento di moralità davvero decisivo nel nostro sistema politico ed economico. Grazie.